primavera, ma Icarus Ultra è ancora sulla neve e ancora una volta in Valle d'Aosta. Più precisamente a Champoluc, per una delle ultime sciate della stagione e in compagnia di un ospite d'eccezione che qua, negli ultimi anni, è diventato davvero di casa. Anche se ha messo per la prima volta gli sci ai piedi, solo pochi anni fa. Lo abbiamo incontrato pronto a caricare il suo ski pass sul cellulare per accedere agli impianti e a raccontarci il suo rapporto con questo territorio e questo vasto comprensorio che parte ad un passo dal Cervino e arriva fino in Piemonte, ad Alagna Valsesia. È Demetrio Albertini, campione che di certo non ha bisogno di presentazioni, soprattutto per gli appassionati di calcio. Un'occasione tra ricordi calcistici e nuovi aneddoti sciistici per vivere una delle ultime giornate di sci. Eccoci qua, bella sciata a Champoluc. Ormai è diventata la mia seconda casa, specialmente d'inverno, quando riesco a venire qui con i miei amici a staccare con la famiglia, dopo tutto quello che si fa a Milano. E questa è una località molto bella, dove la Monte Rosa Ski ha questo comprensorio meraviglioso, dove parte da Champoluc, quindi in Val d'Aosta, ad arrivare fino a, addirittura ad Alagna, passando per Gressonè e quindi in Piemonte. Quindi possiamo dire che riusciamo a sciare anche tutta la giornata senza fare la stessa pista due volte, se non nel rientro. Devo dire che non potevo chiedere di meglio della mia carriera, nel senso che posso essere soddisfatto di quello che ho fatto, partendo anche dalle sconfitte, che sono state tante. Pensate che ho perso 11 finali, quindi non è che poi dopo la bilancia pende ancora di più dalle cose che ho vinto. Sono contento perché ho realizzato i miei sogni, anche più di quello che sognavo da bambino, e penso di aver fatto la mia carriera sul campo con grande professionalità e mettendomi sempre in discussione. Questa è una località molto famosa anche per il freeride, perché è un fuoripista controllato, essendo una valle molto ampia, c'è tanto sole e quindi riesci ad avere dei pezzi di prova da fuoripista. Col freeride mi sono cimentato anch'io, ho provato, però devo dire con scarsi risultati, proprio perché ho cominciato a sciare, è stata la mia sfida, quando ho smesso di giocare a calcio, quindi dopo la mia carriera, proprio perché mi ero messo un obiettivo di imparare nuovi sport e provare. Quindi potete immaginare passare da sciare a passare a fare il fuoripista, anche se controllato, ci provo, però tante volte mi ritrovate più nella neve che sugli sci. Demetrio Albertini in questo momento non so se deve dire un ragazzo o un uomo, perché forse per l'età sono più vicino all'uomo, ma come spirito sono vicino al ragazzo. Io lo dico sempre, quando a 22 anni tiri un calcio di rigore a un mondiale, ed era il mio primo calcio di rigore, diventa complicato poi trovare degli stimoli o delle sfide così importanti, no? Delle emozioni. Penso che quello di uscire dalla mia comfort zone, mettendomi con la mia curiosità, mettendomi in discussione tutte le volte in altri settori, mi porta a avere l'entusiasmo del ragazzo, che è quello che vuole sempre imparare, ma l'equilibrio di un uomo, e questo penso sono io. Corinne, dov'è Yannick? Siamo qua. Yannick, eccolo! Cosa abbiamo preparato per i nostri amici di Icarus? Oggi abbiamo preparato il Polar Curry con riso venere. Non do una mano, io posso solo aiutare a mangiare.
Abbiamo un pollo che viene cucinato, viene fritto e poi cucinato con la salsa. Allora, adesso io finisco di preparare, andate a accomodarvi, serviamo in un lampo il nostro riso. Voilà. Lo completiamo con un po' di salsa. Ecco Demetrio, buon appetito. Grazie mille. Adesso vediamo e gli diamo il voto. Certo, siamo abituati.